Sono in corso i preparativi per le infiorate che vengono realizzate nella notte tra sabato e domenica per la festa religiosa del Corpus Domini e quest'anno ci sono davvero tantissime novità. Allora andiamo a collegarci subito in diretta con Federica Becchetti che si trova a Spello. Federica, dunque, quest'anno tantissime novità e il maltempo non fermerà comunque le infiorate? No, infatti, buon pomeriggio a tutti. Lo dicevi, Serena, il maltempo non fermerà le infiorate perché, insomma, qui a Spello sono molto organizzati, sono pronti a tutto e quindi anche se dovesse piovere, le infiorate ovviamente si faranno comunque. La tradizione dunque verrà ripetuta anche quest'anno fra sacro e profano. E lo dicevi, sono davvero tantissime le iniziative. Stavolta non è un modo di dire, lo chiediamo subito. Le ultime novità le chiediamo al presidente dell'associazione Le Infiorate di Spello, Guglielmo Sorci. Allora, quali le novità? Buongiorno. Buongiorno. Le novità sono moltissime. Quest'anno la manifestazione delle infiorate di Spello si è particolarmente arricchita. Abbiamo iniziato da sabato 25 e domenica 26 maggio con un concorso di cake design incentrato sul fiore. Queste sono E le una potete vedere qui delle proprio davanti a noi. opere che sono state realizzate e contemporaneamente abbiamo realizzato dei corsi sempre incentrati sul cake design floreale. Un concorso di ricamo sempre sul tema del E fiore alle nostre che spalle. potete vedere alle nostre spalle. E gli eventi continuano in questa settimana. Abbiamo musica dal vivo, abbiamo musica medievale all'interno della chiesa di Sant'Andrea, abbiamo una serie di eventi anche culturali con degli incontri sul ruolo del fiore nella storia dell'arte dal Medioevo ad oggi. Il tutto ovviamente culminerà sabato pomeriggio per tutta la notte fino alla domenica mattina con la realizzazione delle nostre stupende infiorate. Mi preme sottolineare anche due novità che abbiamo quest'anno. La prima a cui sono particolarmente affezionato è che è stato creato un gruppo, l'Accademia dei Boccioli, che non è altro che il gruppo di infioratori della scuola Quindi materna. anche i più piccoli, è l'altra novità Bambini di 5 rapidamente. anni, l'altra novità è che quest'anno avremo un liceo artistico che realizzerà un'infiorata a Spello in collaborazione con gli infioratori spellani. E noi abbiamo Torniamo a visto Spello. ovviamente anche alcune immagini della raccolta che abbiamo seguito questa mattina, abbiamo raccolto anche alcune voci in un campo qui vicino, vediamo. La raccolta è cominciata un mese fa. E questi che fiori sono? Questi sono fiordalisi e li utilizziamo, questo colore blu, per il cielo, il mare. E poi il rosa? Il rosa per il viso, per le sfumature magari. E poi invece qui abbiamo delle calendule. Calendule, sì. Questo è un colore che anche essiccato rimane uguale. Qui li mettete ad essiccare? Sì, li mettiamo ad essiccare che seccano al naturale. E quanto devono stare per Se seccarsi? ci sta il sole, anche un giorno e mezzo vanno bene. Se non c'è il sole, E quindi quest'anno come fate? È un po' complicato? cerchiamo di arrangiarci un po' perché se no non ci bastano, tocca comprare qualcosa. Gennaio si piantano le piantine, piano piano, però quest'anno non è stata una buona stagione perché ha piovuto sempre e ha tirato il vento anche, allora sono un po' indietro. Non tutti i fiori possono essere utilizzati. No, prendiamo un esempio classico, comunissimo in tutti i nostri campi, in tutte le nostre campagne, ovvero il papavero. Il papavero è un colore stupendo e inutilizzabile perché nel momento in cui viene manipolato o viene utilizzato, vira subito di colore e diventa un nero che è inutilizzabile e non ci dà quelle caratteristiche che, vedendolo sui campi, realmente ha. Allora, una delle novità di quest'anno, lo dicevamo, è la taverna degli infioratori aperta tutte le sere in Piazza della Repubblica. Tra l'altro è stato scelto uno chef d'eccezione perché è stato scelto un campione del mondo dal 1998 al 2002, campione del mondo di cucina, Roberto Sebastianelli. Allora, che cosa proponete? Buongiorno, noi proponiamo piatti solamente fatti con fiori, abbinato con pollo di carni bianche, fiori di rose, tagliatelle alle rose con salsa rosa, con della carne marinata con della salsa al sambuco. Quindi tutto a base di fiori, tra l'altro ci sono anche le pizze proposte da Eros Ciancaleoni, anche insomma, pizze senza glutine, quindi davvero per tutti i gusti. Ma c'è di più, c'è anche un concorso europeo, abbiamo sentito il sindaco Sandro Vitali. Sicuramente quest'anno il mese di giugno è un mese interamente legato al tema del fiore e del paesaggio. L'infiorata del 1 e del 2 di giugno
l'8 e il 9 di giugno c'è a Villa Fidelia questa esposizione importante sui giorni delle rose, quindi un tema legato ad un'essenza eccezionale, quella della rosa, e poi a fine mese c'è la giuria che selezionerà il comune di Spello come rappresentante dell'Italia in un concorso europeo che si chiama Intente Floreale e che selezionerà i paesi che per tutta una serie di aspetti legati all'ambiente, all'essenza floreale, faranno una votazione complessiva. E quindi una candidatura importante non solo per Spello ma per l'Umbria tutta. Allora l'appuntamento è tutti i giorni se volete con le diverse iniziative e poi sabato notte per la notte dei fiori. E da Spello è tutto, Linea Studio. Grazie a Federica Becchetti e noi parliamo